Ragazzi, ci saranno tante sfide da affrontare durante l'anno. Vi faccio i miei migliori auguri per un buon nuovo anno scolastico e ci vediamo presto. Ciao ragazzi, volevo fare gli auguri per la scuola. Impegnatevi sempre, date il massimo e vi aspettiamo allo stadio. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, volevo farvi gli auguri per questo nuovo anno scolastico ed invogliarvi come sempre a non mollare mai, perché nella vita sappiamo che ci saranno sempre alti e bassi, momenti difficili, come magari sta succedendo un po' a noi, come è successo anche l'anno scorso, ma poi con la forza del gruppo, non mollando mai, si riescono sempre a raggiungere degli obiettivi importanti. Quindi non avere mai il rammarico di non averci provato e lottare sempre fino alla fine. Buongiorno ragazzi, vi faccio in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico, studiate e seguite sempre le vostre passioni. Vi aspettiamo allo stadio, sperando che quest'anno potete tornare in presenza col progetto Aquila in classe. Buongiorno ragazzi, volevo farvi un augurio per l'inizio del nuovo anno scolastico. Mi raccomando, studiate sempre che è la cosa più importante e non mollate mai come facciamo noi in campo. Ragazzi, in bocca al lupo per il nuovo anno scolastico, impegnatevi sempre, date il massimo come facciamo noi in campo e vi aspettiamo allo stadio. Ciao ragazzi, volevo farvi un grosso in bocca al lupo per l'inizio dell'anno scolastico, impegnatevi sempre. Ciao ragazzi, volevo farvi un grosso in bocca al lupo per quest'anno scolastico che sta per iniziare. E niente, spero di poter presenziare di persona io insieme ai miei compagni in questo progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso, anche se solo in via telematica, e speriamo di poterlo fare presto, insomma. Seguiteci sempre, studiate, che è la cosa fondamentale, e ci vediamo presto. In bocca al lupo per tutto e ci vediamo allo stadio. Ciao ragazzi. E mi piacerebbe quest'anno ripetere l'esperienza dell'anno scorso, cioè quella di fare una chiacchierata con voi, confrontarci, magari quest'anno di persona, togliendo di mezzo questo brutto periodo che è stato il Covid. E quindi mi auguro di vedervi presto, vi mando un abbraccio, mi raccomando, non mollare mai. Forza Catanzaro, dai ragazzi!